Beh, ormai siamo abituati a ben altro. In tutto il mondo lo prendono per il culo e attraverso lui prendono per il culo tutti noi, tutto il nostro paese è preso in giro in modo incredibile e addirittura in alcuni paesi come l'Inghilterra hanno anche smesso di fare satira su Berlusconi, non perché abbiano cambiato idea su di lui, ma perché ormai hanno pena di lui. Quindi quando non si fa più satira su un personaggio politico perché si ha pena di lui ed è come sparare sulla Croce Rossa, è oltremodo indicativo del livello di considerazione che hanno di questo leader, di quest'uomo, diciamo così, e di tutto il paese, ovviamente, che lo continua a sostenere, per la verità sempre meno, perché in queste elezioni Berlusconi non ha vinto. Berlusconi ha vinto la Lega, ma non lui. Lui è calato di consensi e di voti, è calato di tanto e ora se ne vedrà delle belle, perché all'interno del centrodestra gli equilibri politici e i rapporti di forza sono cambiati. Quindi sempre più le scelte del governo saranno orientate dalla Lega, perché se non accadrà questo, la Lega non avrà la convenienza politica a stare in questo governo, ormai può fare da sola, può allearsi con chiunque perché può garantire la vittoria di chiunque, in particolare al nord. E a quel punto io sono convinto, come anni fa, la prima volta che venne eletto Berlusconi, la Lega non esitò a mollarlo, così non esiterà a farlo di nuovo se gli dovesse politicamente convenire. E gli converrà politicamente se Berlusconi non farà quello che la Lega dice e non farà quello che la Lega vuole. Questa è la realtà, bisogna vedere da questo punto di vista cosa farà Alleanza Nazionale, però indubbiamente nella destra gli equilibri sono cambiati perché appunto Berlusconi e il berlusconismo, per fortuna, almeno questo è il dato positivo di queste elezioni, è stato elettoralmente penalizzato, anche se ovviamente non si vede, non appare, perché nell'insieme il centrodestra conquista quattro regioni, per cui sembra che sia una vittoria del governo di Berlusconi. Non è una vittoria del governo di Berlusconi, è una vittoria della Lega al Nord. E anche al sud, devo dire, perché comincia a essere purtroppo forte anche lì, comincia a farsi vedere anche lì, e dell'alleanza dell'UDC nel Lazio, perché con l'UDC fa vincere il centrodestra, non fa vincere il centrosinistra, tant'è che in Piemonte abbiamo perso. Quindi questa è una bella lezione, dobbiamo impararla bene, usare la Puglia come laboratorio nazionale. Perché quando la sinistra, è se stessa, vince, torna ad aggregare e vince. E la gente vince e convince. Questa è la cosa importante.